Io sono Carlo Mocchi Sismondi, sono il presidente di Forum PA e sono, come vedete, ha già dei loghi sulla slide, delle due società che organizzano questo incontro. L'idea però non è mia, l'idea è di Roberto Masiero, che è la mia destra, quindi la farò spiegare con molta più dovizia di particolari. Io ci tengo solo a dire che Forum PA ormai da 22 anni si occupa, 23 ormai quasi, si occupa dell'innovazione nella pubblica amministrazione e siamo stati particolarmente colpiti e stimolati da questo tema. Il rischio di questo bellissimo palazzo che voi vedete, questo splendido lampadario, questa grande sala, è che si diventi molto palazzo Chigi centrici, prima palazzo Guidoni centrici, poi palazzo Chigi centrici, poi governo centrici, poi Roma centrici, poi Italia centrici. Se non riusciamo a spiazzare dal nostro punto di vista e riuscire a vedere, metterci in tanti, cioè riuscire a cogliere tanti punti di vista diversi, rischiamo di avere anche delle cose, in questo caso del e-government, un giudizio molto parziale e quindi è stato per me un piacere, anche un grande stimolo intellettuale questo convegno di oggi, questo seminario di oggi, che proprio ha voluto essere proprio a livello seminariale, c'è bisogno di voce a un tavolo, c'è un microfono per intervenire, è fatto apposta perché sia considerato un momento di lavoro, non un momento di vetrina, di passerella, ma un momento di lavoro. Proprio mi ha stimolato molto questa idea del progetto di government visto da due punti di vista così diversi come nei paesi occidentali e i paesi in via di sviluppo. Un tempo avevo detto paesi sviluppati, adesso insomma su questo sviluppo dei paesi sviluppati qualche problema ce l'abbiamo giustamente in questo momento. Quindi siamo meno contenti, meno rassicurati nel parlare di uno sviluppo lineare, neanche per i paesi che sono considerati maturi. L'e-government certamente è una grande occasione, una grande opportunità, come lo è l'economia del web in senso lato. È stata al centro, questa riflessione è stata al centro, come sapete, delle riflessioni dell'IGF in Kenya, quindi dell'Internet Governance Forum, che ha ragionato proprio che cosa volesse dire lo sviluppo di Internet per i paesi in via di sviluppo e per superare un divide che non è solo geografico, ma molto spesso geografico, culturale, di tecnologie, di mezzi, in qualche modo potesse essere possibile questo salto. Oggi lo vedremo con dei protagonisti, lascio a Roberto Masiero il compito di presentarli. Per me come Forum PA solamente un ultimo punto, sarà il nostro compito come Forum PA vedere sempre più gli aspetti dell'e-government, gli aspetti dell'open government. Sapete che abbiamo lanciato un grande processo di strategico relativo all'open government e all'open data, ecco, cercare di vederli sempre da punti di vista che non siano solamente i nostri, non siano solamente centrati sull'Italia, su Roma, sul governo, alla fine su questa stanza, ma siano sempre più decentrati e visti da punti di vista diversi. Grazie a voi che siete qui e grazie a Roberto che l'ha organizzata, perché già da stasera ci aiutiamo in un vedendo un oggetto come l'oggetto di government, cercheremo anche di capire che cos'è, perché sapete l'oggetto a 360 gradi di government è un po' che una sola dimensione, ha molte dimensioni diverse, cercheremo di vederlo da più punti di vista diversi, che come sempre è l'unico modo per imparare a conoscere come muove cose che a volte ci sembrano scontate, banali, semplicemente perché sulla nostra bocca sono manifestate ripetute troppe volte. Roberto. Grazie Carlo. Io vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare innanzitutto il fraterno amico Carlo Mocchi Sismondi, con cui tutte le volte che ci incontriamo elaboriamo diavolerie incredibili. È meglio che ci incontriamo poco, perché altrimenti non ce la rischiamo. Veramente, e una minima parte delle quali riusciamo a realizzare, ma però credo in una direzione molto interessante. E quindi ragionando insieme abbiamo detto, ma cogliamo questa opportunità per mettere insieme persone ed esperienze, storie, perché in realtà l'innovazione è racconto di storia dell'innovazione, di storie diverse, e contaminazione e scambio di esperienze in questo senso. Ecco, vediamo di raccontare le storie dell'e-government
che sia nell'esperienza dei paesi maturi, sia all'interno di quella fresca innovativa dei paesi in via di sviluppo. Abbiamo avuto l'opportunità di avere con noi sia academics che practitioners che vengono da università prestigiose a livello internazionale, la London School of Economics, la Schwann University di Pretoria, l'Università di Aalborg in Danimarca, e ognuno di loro porta con sé storie diverse, e quello che abbiamo detto è facciamone una esperienza mutua di apprendimento, no? Una learning experience, attraverso il confronto di queste storie, vediamo cosa riusciamo ad imparare dalle storie degli altri. Perché qui ci sono due concezioni fondamentali all'interno di questa cosa, che Hicks dà questa definizione di government, di ICT enable route to good governance. Di fatto l'insieme delle soluzioni ICT per la pubblica amministrazione che riguardano sia i processi interni a questa sfera sia le interazioni fra i sei cittadini. E ci sono due diversi tagli, un taglio che è un taglio orientato maggiormente all'efficienza dei processi, è un taglio orientato maggiormente agli aspetti di partecipazione, di trasparenza, di socializzazione e di inclusione sociale. E allora abbiamo detto, mettiamo a confronto queste esperienze e queste testimonianze. Per questo noi suddivideremmo questa sessione di oggi in due parti. Una prima parte dove abbiamo invitato accademici importanti, il professor Antonio Cordella, che è docente di Information System e Political Science alla London School of Economics e che si occupa in particolare della ICT per il settore pubblico, l'e-government, di cambiamenti istituzionali e dei suoi associati. Originariamente italiano, ma abbiamo ragionato un pochino, abbiamo detto benissimo, ognuno parla della sua lingua e lui ha fatto l'inglese, questo la dice lunga. È stato chiesto, certo. Ok, e, alla fine abbiamo deciso che parli in inglese per omogeneità rispetto alle slide che presenta. E, il secondo speaker di questa sessione sarà Shirin Madden, che è Senior Lecturer in Information System International Development alla London School of Economics and Political Science, e che è l'autrice di questo stupendo libro che è E-Governance for Deployed Development, esperienze indiane. E di cui ci parlerà quando dice il particolare, e che è un testo che io suggerisco assolutamente a tutti, perché è un testo importante all'interno del quale si sviluppa tutta questa tematica di che cosa può fare il governo per lo sviluppo. Roberto, non ti interrompo solo con una notazione di servizio. Tutte queste informazioni, ovviamente, senza bisogno che prendiate tutti gli appunti, dato che tutti abbiamo tutte le vostre email perché vi siete iscritti, vi rimandiamo i testi, i titoli dei libri, i riferimenti bibliografici, le slide che saranno presentate, in maniera che possiate averle come bagaglio condiviso di esperienza e di cultura condivisa. Assolutamente. E metteremo a disposizione anche il video di questa giornata, in modo che possiate ripercorrerla se lo desiderate con esperienza diretta e naturalmente i testi di presentazione. Quindi abbiamo parlato di Shirin e il terzo speaker di oggi, di questa prima sessione, è Mammo Mucci, che è shareholder dell'Institute for Economic Research and Innovation alla Schwann University of Technology in Pretoria, in Sudafrica, ed è direttore del centro di ricerca sugli gli studi sullo sviluppo e relazioni internazionali all'Università di Aalborg in Danimarca. E infine è editore dell'African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, all'interno del quale vengono pubblicati molti dei contributi più interessanti e più innovativi su questo tema. E immagino, visto i suoi luoghi di lavoro, sia uno che viaggia proprio molto. Io direi che questi speakers li inviteremmo a tenersi nell'arco di 25 minuti in modo da dare un po' di spazio, se è possibile, a questioni, a domande dirette rispetto a ciascuno di loro nel corso del workshop. Nella seconda parte abbiamo invitato una serie di autorevoli esperti italiani, Claudio Forghieri, che è il direttore scientifico di IGOV, e Flavia Marzano, la presidente dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione,
e il Reso Durato, che è il capo del DDI, e che ci ospita, e con l'occasione ringrazio per l'ospitalità offertaci in questa stupenda sala oggi, in una sede così prestigiosa per il nostro seminario, di Franco Bassanini, che è il ben noto precedentemente ministro della pubblica amministrazione, attualmente presidente della Fondazione Astri. E se ci sarà possibile, che io credo che confido ci sarà possibile, alla fine avremo anche un momento, come dire, collettivo di riflessione rispetto alle cose che si sono dette, di confronto sulle cose che si sono dette, e la vostra partecipazione è estremamente interessante, naturalmente la potete realizzare sia attraverso domande e osservazioni al termine di ogni intervento, sia nel wrap-up finale.